Consiglio di Taranto monotematico sull'AMIU, chiesto appunto dalle opposizioni consiliari. Sono con il collega Massimo Battista. E allora Massimo, un consiglio che di fatto non ha prodotto alcunché, nessuna risposta politica da parte dell'amministrazione, il sindaco Melucci perennemente assente, l'assessore al ramo alle società partecipate Francesca Viggiano assente, le risposte, quelle poche che ci sono state da parte del presidente Mancarelli, assolutamente insufficienti. Come dire, sono state perse 2-3 ore a scapito della democrazia e soprattutto del bene di Taranto e della pulizia in città e soprattutto dei lavoratori. No, noi abbiamo fatto questa richiesta di consiglio monotematico, avevamo messo sul piatto tutte le problematiche che attanagliano la municipalizzata AMIU, che è sotto gli occhi di tutti, basta farsi un giro in città e vedere come la città è sporca. Ma oltre questo avevamo chiesto informazioni sulla massa debitoria della partecipata, abbiamo chiesto anche informazioni sui dipendenti della Pasquinelli, sui lavoratori ex Tempo, della Tempo, dell'agenzia interinale. Purtroppo mi duole dire ancora una volta il sindaco assente. Chi era in aula non è intervenuto, non c'è stato un intervento di un consigliere di maggioranza che è intervenuto a dare delucidazioni e spiegazioni sul dibattito. Questo ormai, Luigi, lo stiamo vivendo in tutti i consigli comunali. No, ma è una, io... a me dispiace che qualcuno si è fatto portare a passeggio anche oggi, perché io voglio ricordare anche chi ci sta ascoltando, Luigi, che noi, io, poi lo dirai anche tu, io personalmente in campagna elettorale non ho fatto nessuna promessa. Neanche io, nessuno. Qualcuno sicuramente con queste short list, queste promesse elettorali, a questi lavoratori purtroppo va detto che bisogna riprendere il concorso pubblico così come prevede la legge, anzi mi auguro che la magistratura acceleri e faccia nome e cognome di quello che è successo durante il concorso lì nella caserma dell'aviazione, che il concorso riprenda e che questi lavoratori che hanno operato o hanno operato si devono trovare le soluzioni, ma le soluzioni non sono quelle che oggi qualcuno ci ha prospettato, ulteriore agonia, ulteriore ma d'altronde si sta cercando di dare il contentino a questi lavoratori della Tempor, si parla di circa 1000 euro, qualcosa lì vicino per così, per già lavori già effettuati, perché non percepiscono lo stipendio da metà gennaio, si cerca di dare il contentino, di tenerli buoni in vista di Pasqua, di evitare le proteste vibranti, ma la cosa che veramente mi ha sconvolto e mi sconvolge, però alla fine ormai ci siamo tristemente e drammaticamente abituati, è il fatto che il sindaco, lo dicevamo, è assente. Ora noi stiamo al secondo piano di Palazzo di Città, dove c'è l'aula consiliare, al primo piano c'è la sede, l'ufficio del sindaco. Il sindaco non si è degnato di fare una rampa di scala e partecipare a una seduta fondamentale. Non si stava parlando di fesserie, di piccole argomenti, ma oramai è una costante, è una costante. Luigi, te l'avevo già detto nella scorsa consigliatura, il sindaco purtroppo tiene sotto scacco questi consiglieri, mi duole dire perché ci sono consiglieri di maggioranza che forse hanno perso la voce, anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione che lui comanda e al comando. Sì, saranno telecomandati, perché poi evidentemente basta un messaggino, un input, vota così, vota colì. La gente che a casa non lo sa, noi che lo viviamo in aula, si vede che hanno il telefonino in mano e aspettano. Ricevono ordini. Ricevono ordini, e oggi è successo anche questo, che non è intervenuto nessuno in consiglio comunale a darci spiegazioni di tutto quello che l'opposizione ha richiesto in aula. La situazione dell'AMIU è sotto gli occhi di tutti, ci sono tantissimi debiti, purtroppo anche oggi non abbiamo dato risposte né ai lavoratori né ai cittadini di Taranto che pagano le tasse e trovano una città sporca. Noi abbiamo presentato quest'ordine del giorno e alla votazione finale a favore di questo ordine del giorno abbiamo votato noi dell'opposizione nel numero di 9 consiglieri, 17 consiglieri di maggioranza hanno votato contro. Beh, si assumono una enorme responsabilità politica e nei confronti della comunità tarantina, visto che, diciamocelo, Taranto è ridotta purtroppo ad un immondezzaio pubblico, ma si sono assunti delle pesanti responsabilità, proprio morali mi permetto di dire,
dire etiche, nei confronti di questi lavoratori che continuano a essere ingannati, che vengono tenuti sulla corda attraverso contentini, attraverso rinvii di mese in mese, giusto per zittirli, giusto per così accontentarli. È una responsabilità, i cittadini di Taranto devono sapere che in questo caso c'è un numero fatidico, il 17, sono 17, i famosi 17, sono questi i veri 17 che si assumono le loro responsabilità davanti alla città. Se la città, per loro la città va bene così, la città è sporca e va bene così, bene, si assumono le responsabilità. No Luigi, le tasse aumentano, è sotto gli occhi di tutti, basta farsi un giro, una raccolta differenziata, noi abbiamo tre tipi di raccolta differenziata, la città è sporchissima, abbiamo dei quartieri dove si fa un sistema di porta a porta spento, poi abbiamo un sistema ingegnerizzato, Borgo Città Vecchia, dove le tessere non sono più abilitate, quindi spese, sperpero di denaro che è costato alle tasche dei cittadini tanti soldi, e poi abbiamo il sistema vecchio porta a porta, i vecchi cassonetti, dove la città purtroppo non viene pulita, è stato sospeso anche il servizio meccanico notturno, che tra l'altro non era previsto nel contratto di servizio, però se hai sospeso il contratto, lo spazzamento notturno, fammi quello mattutino, quello pomeridiano, la città è sporchissima. Per concludere, non siamo ancora a un anno di amministrazione del Melucci bis, non voglio immaginare, Massimo, cosa sarà di Taranto tra più di 4 anni. Non immagino proprio veramente un... ma anche per esempio con riferimento ai conti dell'AMIU, lì vedo una situazione catastrofica, paurosa, cioè stiamo precipitando proprio nel burrone. Adesso noi andremo a approvare il bilancio di previsione entro fine mese, già stamattina in commissione bilancio ci sono tante dinamiche, tante questioni che purtroppo, perché poi giustamente chi ci ascolta da casa dice ma voi come consigliere di opposizione non conosce la macchina, come funziona la materia, però purtroppo questa amministrazione ci ha talmente abituato a rendering progetti, basti pensare, ma questo è un argomento, andremo fuori strada. Cioè i giochi del Mediterraneo stanno mandando il commissario, perché questi qua purtroppo... La certificazione del fallimento. Comunque noi andremo avanti, perché dobbiamo sia io sia lui onorare chi appunto ci ha voluto in Consiglio Comunale. Non sarà certamente facile combattere con questo che ormai è un muro di gomma, perché non c'è risposta. Io avrei preferito, Massimo, uno scontro verbale forte, dialettico con il sindaco, ma almeno avere un soggetto di fronte. Qui invece abbiamo una realtà, come dire così, eterea, che evidentemente dà disposizioni, certo, sul telefonino dei consiglieri di maggioranza. Ma andiamo avanti e buona Pasqua comunque. Faccio i migliori auguri ai cittadini di Taranto. Cioè noi l'unico strumento che abbiamo, Luigi, è questo. Tu mi offri questa opportunità. Ma è un modo di comunicare. No, perché purtroppo qualcuno pensa che noi ci stiamo grattando la pancia. No, cioè, ma io infatti ho detto nelle commissioni, mo lo stai vivendo con me. Io penso di essere sempre presente, cioè di portare. Massimo, questo strumento che qualcuno dà fastidio, e hanno voluto fare anche esposti all'ordine, sinceramente mi scivola come acqua addosso. Questo è uno strumento, questo microfono e questa telecamera, per dire ai cittadini politicamente quello che accade, perché il cittadino non lo sa e bisogna informare il cittadino, poi il cittadino si rende conto dove sta, da che parte sta la ragione. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua.